Le sardine infilatevele nel backside. Le sardine infilatevele nel backside. Backside, perché l'altra parola, quella italiana, la usano soltanto alcune persone. Alcune persone, le sardine infilatevele nel backside. Uso il termine inglese perché il termine italiano viene usato solo da alcune persone. Sì, è successo pure questo. E un signore che non è d'accordo con le sardine, ha scritto sui social, ha scritto: le sardine infilatevele nel backside. Backside, un signore che probabilmente non conosce la lingua inglese. Io la conosco la lingua inglese perché ho scritto, vedete, aspetti della lingua inglese nella scuola e nella società. Quest'opera è stata adottata nelle facoltà universitarie e linguistiche, ma anche letterarie, perché qua c'è tutta la storia della lingua inglese, capito? Quest'opera è apparsa nel 1900. 84-85 e ancora la trovate in vendita, ancora la trovate perché anche più di 20 anni. Va bene, va bene, va bene. Beh, e così. Allora, vediamo un po', due parole sulle sardine. Sono dei giovani che sono scesi in piazza contro il populismo e contro il sovranismo, contro il sovranismo. Ma io non lo so, e se fossero scesi in piazza a favore del sovranismo e a favore del populismo, che sarebbe successo? Allora questo signore non avrebbe detto le sardine infilatevele nel backside. E qualcuno scrive che le sardine sono tutte imbeccate, sono imbeccate, cioè non sarebbero giovani che ragionano con la loro testa, ma ragionano con la testa altrui, dietro ci sarebbe un grande vecchio. E io rispondo sempre: ma guardate che siamo tutti imbeccati, cioè condizionati, siamo tutti imbeccati. Se le sardine sono imbeccati pure quelli che sono contro le sardine. E perché io posso dirle queste cose? Perché, essendo stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, e per vincere i concorsi, sono duri i concorsi, non dovevo conoscere soltanto la filosofia e la storia, ma dovevo conoscere pure la psicologia. Sì, perché la mia abilitazione specifica è un'abilitazione all'insegnamento di filosofia, storia e scienze umane, nei licei classici e scientifici, scienze umane. Dentro le scienze umane ci sta pure la psicologia, perché io la conosco bene la psicologia. E dalla psicologia ho appreso che siamo tutti imbeccati. Se sono imbeccate le sardine, sono imbeccati pure quelli che sono contro le sardine, capito? Beh, dai, 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 qua la chiudo la faccenda. Senti un po', tu signore, impara l'inglese, non usarla più quella brutta parola. Devi dire backside, il luogo di dietro, il luogo che sta dietro. Va bene. Ciao, caro signore. Va bene, dai, va bene. A te, signore, e a tutti. Ah, guardate che la notizia ve la metto come link riassunto di questo video, va bene? A tutti, tanti cari saluti da Serafino Masoni, che sta sempre qua, al bar dei cinesi di Volta Mantovana. Ok?